È stato un pomeriggio di festa quello svoltosi nella giornata di sabato all'aeroporto Enzo e Walter Romiccioli di Fano. Un grande evento per gli appassionati e l'intera città per celebrare i 10 anni della Eagles Aviation Academy, la scuola che tiene viva la tradizione aeronautica e da cui nascono piloti professionisti con una missione fondamentale, quella di educare al volo, come ha ricordato il direttore Davide Cecchini. Noi qui addestriamo i ragazzi per un percorso da zero, quindi senza sapere nulla, a ATPL, ovvero effettuare le selezioni in compagnia aerea, quindi addestriamo dei piloti professionisti. Siamo l'unica scuola nelle Marche che facciamo questo, fino al livello, ci sono anche altre scuole, però si fermano un po' prima. Noi arriviamo fino al livello ultimo, cioè proprio la selezione, i colloqui in compagnia. La vostra è un'attività che dà lavoro a tanti giovani, ma che fa anche realizzare una passione nello stesso tempo. È il nostro primo insegnamento, cioè creare la passione e far sì che questi ragazzi riescano appunto a superare le difficoltà che incontrano in questo percorso, perché non sono poche, con ovvero il fuoco della passione che li alimenta sempre di più. Quindi è un crescendo di voler imparare sempre di più, stare sempre di più in aria per ovviamente arrivare poi a quello che diventa la realtà, che è il sogno, no? Quindi sognare di volare e volare anche per una compagnia aerea di un certo tipo, quindi assolutamente sì. Due le inaugurazioni avvenute a seguito della conferenza stampa alla quale hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, Massimo Berloni, primo cittadino di Fossombrone, Domenico Carbone, neo sindaco di San Costanzo, e l'onorevole Antonio Baldelli. Oggi colleghiamo anche il binomio tra porto ed aeroporto. Per noi il porto e soprattutto l'aeroporto sono due infrastrutture strategiche per la nostra città. Noi come comune faremo la nostra parte, quindi dando al demanio aeroportuale i terreni, e in cambio diciamo speriamo presto di poter avere non solo una pista ma anche un aeroporto rilanciato, perché una pista in cemento potrebbe finalmente dare quello slancio di cui l'aeroporto ha bisogno, perché dentro l'aeroporto gravitano tante persone, tanti turisti ma anche tanti grandi imprenditori che con una pista in cemento potrebbero avere un collegamento più facile con la nostra città, con le nostre imprese. Alle ore 19 circa il primo taglio del nastro per l'inaugurazione di una particolare installazione che conserva la memoria storica di eventi accaduti in mare, quella realizzata con l'elica appartenuta a un aereo statunitense Boeing B-17 della Seconda Guerra Mondiale, ritrovata nei fondali dell'Adriatico 3 anni fa dai marinai di un peschereccio fanese e donata all'Aero Club. È un'occasione molto interessante, divertente, perché riusciamo a mettere insieme la marineria fanese con l'aviazione fanese. Sono due tradizioni molto importanti. Se la marineria fanese un giorno trova una statua di Lisippo, un altro giorno trova un'elica, la trova in fondo al mare, e noi l'abbiamo recuperata e abbiamo fatto un monumento. Monumento che oggi restituiamo alla città di Fano. A seguire l'inaugurazione dei rinnovati locali Clubhouse e la presentazione della novità di quest'anno, il Vector Festival, l'evento di paracadutismo dell'estate europea che si terrà a Fano dal 2 al 6 luglio. Apriamo anche i nuovi locali della Clubhouse. Importante perché fino ad oggi l'Aero Club non aveva un posto per i soci dove stare. Lo inauguriamo oggi, è ancora un inizio, non è la definitiva Clubhouse, però è un modo per incontrarsi e dove potremo, per esempio, a partire da oggi stare insieme e vedere una partita. I think that we choose Fano. Hanno scelto Fano perché è uno dei posti più belli che hanno visto in Italia e perché sono stati accolti molto bene dallo Skydive Fano e da Livio Piccolo. Quante persone vi aspettate? We're looking to receive. Stanno aspettando circa 400 paracadutisti che arriveranno a Fano, ma arriveranno con le famiglie, quindi sicuramente sarà un migliaio di persone.